Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qui con quello che da qualche giorno per me è diventato una sorta di appuntamento nel cercare di condividere con voi la mia meditazione sulla parola di Dio del giorno. Quest'oggi la liturgia, oltre al Vangelo, propone una prima lettura sulla quale vorrei soffermarmi e che tratta dal libro di Ezechiele al capitolo 47, dove il profeta descrive una visione, vede scaturire dal lato destro del Tempio di Gerusalemme una sorgente d'acqua, un'acqua che è un'acqua purificante, un'acqua che porta vita, che è feconda e che scende poi verso il Mar Morto. Il Mar Morto è poco distante da Gerusalemme, sono circa 20 km, più o meno alla stessa latitudine, ma non certamente alla stessa altitudine, perché il Mar Morto è circa 1000 metri più sotto in quanto è una depressione. E noi sappiamo che il Mar Morto, appunto dal nome, l'acqua di questo mare è morta. È vero che recentemente hanno scoperto qualche forma batterica, ma è veramente poca cosa. E c'è questa forma rigenerante dell'acqua che scaturisce dal Tempio, che poi sappiamo essere il nuovo Tempio che sarà Gesù, è una forma rigenerante che arriva verso quest'acqua che è morta. E quindi è un'azione potente che viene a ridare vita, a dare fecondità. Dobbiamo ammettere che in ciascuno di noi, ma anche nelle nostre comunità, c'è qualche forma di mare morto. Nel senso che magari c'è in noi qualche spazio dato all'amarezza, magari le volontà di opposizione a Dio quando siamo nel peccato, oppure quando abbiamo difficoltà di relazioni, oppure ancora quando sono presenti in noi le paure che ci distolgono dal vedere che cosa ci indichi Dio per il nostro bene. E quindi siamo anche noi invitati oggi dalla liturgia a lasciarci rigenerare da quest'acqua viva, a farci portare speranza, vitalità, a ricordare che, come nel nostro battesimo, quella piccola fonte in noi è entrata la grazia di Dio. Pensiamo a quest'acqua del battesimo che è piccola cosa, poca cosa, ma poi lungo il tempo è cresciuta. Pensate a quante cose buone abbiamo fatto grazie alla presenza di Dio in noi. È diventato in noi un fiume abbondante. Quindi facciamo appello a quest'acqua per poterci rigenerare costantemente. Buona giornata.